Buongiorno, oggi è il 25 giugno, dovrebbe essere un... oggi è domenica, fa caldo, fa più caldo di ieri, sono le 9 e mezza, mi sono svegliato in realtà alle 7 e mezza, poi sono tornato a dormire e oggi vedo di lavorare un po' e di portarmi avanti col lavoro. Allora, birretta, è ancora quella dell'Eurospin a distanza di una settimana, quindi è stato bravo. Cin. Anzi, 9 giorni. Panino di ieri che è già un po'... però va bene. Eccoci, allora, questa mattina abbiamo lavorato fino a pomeriggio e ho caricato un botto di video, ho filmato un sacco in questi giorni. Da un lato mi sento un po' tra virgolette limitato perché montare video ti obbliga a star fermo, dall'altro però è un buon, insomma, un buon modo per rilassarsi. Poi tra l'altro oggi sotto l'ombra si stava anche bene. Allora, noi andiamo di nuovo là dove eravamo ieri, siamo tra Lumio e Sant'Ambrogio. Lumio è di là, Sant'Ambrogio è di là, e lì in mezzo c'è Punta Spano e lì c'è Cala, quella col nome strano. Shiri che si rifiuta di camminare perché fa caldo. Dai Shiri, dai! In effetti sì, fa caldo, però adesso inizio a sentire nel bosco. Rifacciamo quello di ieri, che comunque dentro il bosco permette di avere temperature più decenti. Secondo me, non dico 10 gradi in meno, ma percepiti probabilmente sì. Tra l'altro, l'inizio molto, molto tecnico. Non so se farei un passaggio del genere in bici, perché lì devi dropparci dentro, ruota lì e poi curvare. È molto molto tecnico questo passaggio. Vediamolo da sotto. Bello dritto. Più che altro, se lì non ci fosse quella cosa lì, lì devi passare in mezzo e poi uscire. Vabbè, niente. Il mio passato da mountain biker, free rider, che viene fuori. Sono ormai anni che non faccio free ride, ma è tutta una roba mentale. Tornerò forse, chissà. Mi piacerebbe adesso con la gravel e finalmente... le tubeless, iniziare a fare qualche sentierino, insomma, non dico tecnico, però qualcosina di un po' tecnico per la gravel. Comunque la tecnica da bici, l'impostazione io ce l'ho abbastanza buona. Poi vabbè. E niente, bagno fresco ci vuole, birretta, acqua. Volevo portare il drone perché lì secondo me è una bomba. Con la luce ancora alta, filmare il mare di questo colore pazzesco. Solo che ho lo zaino leggero, piccolino, non lo sbatti. Dai Puppi! Dai Puppi! Dai! Sì! Andiamo. Allora, sono le 17.41, abbiamo fatto 2,13 km, siamo quasi arrivati. Il percorso in sé non è difficile, ho fatto pochissimo dislivello, però il caldo è veramente devastante. Tra l'altro ho visto che mi trovo vicino a Calenzana, che è il punto di partenza del GR20. L'ho già detto, le montagne che si vedevano prima sullo sfondo superano i 2000 metri, figata. Prima o poi rifarò il GR20, chi non lo sapesse, il GR20 è il Grand Randonnée 20 ed è un trekking veramente meraviglioso dove si attraversa in diagonale tutta la Corsica. Ne avevo fatto metà nel 2015, meraviglioso. Volevo dire una cosa, sono quasi le 18 e il sole è altissimo, è ancora là, e pensare che 5 mesi fa ero praticamente nella notte polare fa un po' ridere come cosa. Siamo a metà anno, ma ho già vissuto una serie di esperienze veramente incredibili nei due opposti. Ora sono a più 30 e passa ed ero a meno 30, quindi insomma ogni tanto fermarsi a riflettere e vedere. Dai Shiri, si attraversa i binari, insomma fermarsi ogni tanto e vedere che la propria vita è piena di esperienze, di avventure, che sono quelle cose che fanno stare bene, mi rendono felice, è molto bello. Si può e si deve sempre migliorare, si deve sempre fare di più, però non possiamo lamentarci di com'è. Sta andando la nostra vita. Hey Puppi! Dai! Non berla, adesso ti do l'acqua. Dai, su! Ah, pisciare in acqua. Questa è nuova, Shiri. Questa è la novità 2023. Thank you.
Minchia, c'è un'acqua devastante. Ma che cazzo è? Che raga, ma che roba è? Devastante. Ciao canetto! Diglielo, come ti permetti? Canetto ciccione! La madonna, Sherry! Comunque, noi stiamo lavorando. Ho appena saputo da Antonio che il pacco è partito oggi e non arriverà... Oggi è lunedì, sì. E non arriverà domani, ma bensì il 29, ovvero giovedì. Poco male, aspettiamo e va bene così. Capito, Sherry? Allora, Billone si è acceso subito, ha aperto solo un po' l'aria, ma si è acceso dietro le bottiglie di vino che si stanno sfondando. L'ho acceso così per sicurezza e anche per spostarlo lì sotto l'ombra, così dovrebbe fare un po' più fresco. Un poco più fresco. Allora, ho spostato Billone, così la mattina dovrebbe farmi un po' di ombra, potrei anche mettere il tarpo, visto che starò ancora qualche giorno. Qua ho l'immondizia da buttare, roba da lavare, zaino quasi pronto, adesso mangio due panini e poi vado in spiaggia. Olè! Andiamo. Sono le 14.01, è un po' presto, nel senso che siamo proprio nel mezzo della giornata, però faremo qualche pausa, poi comunque metà sentiero è sotto l'ombra, quindi... Sherry non sembra molto convinta. Dai pupi! Io vorrei solo cercare di capire di chi sia quel maiale che ho visto ieri. È un maiale marrone con la pettorina. E lui non fregava niente, invece si è ringhiato tutto. Tutto ride. Ormai di casa su questo sentiero. Fighissimo. Dai Sherry, prossimo giro ci portiamo sia la gravel che la front. Minchia sto passaggio, ma che cazzo di figata. Dai Sherry, su! Dai! Dai che c'è l'ombra lì! Ombra! Dai puppi! Free ride is not a crime! Yippee! Dai Sherry che siamo arrivati! Dai, dai, dai! Ciao bala agitato! Ah, però sempre bello. Andiamo a fare bagnetto? Dai! Dai bagnetto, dai, dai, dai! Dai bagnetto! Dai! Dai bagnarti! Occhio che tira... Sono onde, eh! Dai, andiamo. Dai. Oh,
sans gluten, le blond, non filtré. Oui. Je vais finir le bio e niente, non so parlare francese. Ho finito le birre e quindi ne ho comprate un tot, tipo 6, però questa sera dovrebbe bastare. Ho rimesso il motobillo, l'ho spostato un po' perché errore mio, l'ho messo sotto gli alberi, sì, ma ci sono una quantità di formiche che non avete idea, quindi ovviamente c'erano le formiche dentro Bill. Dio, questo è da bippare. Il caldo che fa in questo momento è all'incirca quello che c'è all'inferno. Bill avrei voluto metterlo in bolla, ma non è in bolla per niente, perché avrei dovuto mettere due pietroni per metterlo in bolla, però va bene. Di Jason Fé, ça va, le camping sauvage, Saint Afri, voilà. Jésus me fait, je suis, je ne sais pas, je ne sais pas, et j'aime ce bronzing. Vabbè, niente, raga, oggi bella giornatina, fermo un po', queste giornate, queste cose saranno un po' monotone, però in fondo questo posto è molto carino, non c'è nessuno, cioè quella tenda lì che c'è il solito tipo, che a quanto ho capito ha rotto la Clio, infatti oggi era in moto, un motorino, c'è una tenda là e basta. Poi ci sono una quindicina di case, quelle lì, tra l'altro sono molto carine, quelle hanno proprio, ce ne sono due là, quelle là che hanno proprio vista montagna. Magari il prossimo tramonto faccio una bella doratina.